Ciao a tutti e bentornati sul canale di Gioco Troppo Poco. Ormai siamo quasi alla fine del gioco, o meglio, alla fine del gioco originale. Nello scorso episodio abbiamo abbattuto il demone centipete, quello prima ancora il demone del fuoco, e ci rimane solo la cura del caos prima di poter completare tutte le anime che servono per riempire il ricettacolo. Quindi adesso sto ripartendo esattamente da dove ho abbandonato l'ultima volta, quindi di fronte alla camera dell'ultimo mostro, che adesso è vuota perché l'abbiamo fatto fuori. Ci dobbiamo equipaggiare l'anello che protegge dalla lava, che si chiama? Boh, boh. Ok. Va bene. Grazie a questo anello potremo camminare quasi senza farci del male sulla lava. Ed è assolutamente indispensabile perché ci sono alcuni passaggi adesso che ci imporranno di camminare sulla lava. Allora, seguitemi di qua. Alla fine di questo corridoio troveremo un falò dove, se non l'abbiamo cercato prima, se non l'abbiamo cercato immediatamente dopo aver ucciso il demone centipede, a questo falò troveremo il cavaliere Solaire. Adesso qui non c'è perché, come avete visto nello scorso episodio, l'abbiamo recuperato nel corridoio prima del demone della fiamma. Bene. Allora, ravviviamo questa fiamma, che ovviamente con 5 fiaschette non ce la farai mai. Purtroppo ne avevo solo avevo solo un'umanità, quindi con 10 fiaschette vediamo dove riesco ad arrivare. Sì, meglio che mi metto ancora un'altra piromanzia, non me ne faccio niente della luce. Qua sotto ce n'è abbastanza di luce. Ecco, come vedete, qui non è possibile fare nient'altro se non camminare in mezzo alla lava. Adesso, voi non so se voi lo sentite perché abbasserò il sonoro del gioco, ci sarà un calpestio dove, che ci segnalerà che comunque la lava ci sta facendo del danno. Vedete, ho perso un pochettino di vita, non tantissima, quindi va bene. Senza l'anello ovviamente avrei fatto 5 passi e sarei morto. Ok, devo un attimo ritrovarmi perché non mi ricordo bene qual è la strada. Mi ricordo che bisogna andare per questa radice. Sì, perfetto, giusto. Poi, vabbè, non si può andare da nessun'altra parte se non di qua. E vediamo. Ok, adesso da qua in poi dobbiamo penso di proseguire di qua. Ok, non so se lo vedete bene nel video, questo posto è pieno di esseri enormi su due gambe che mi conviene assolutamente lasciare in pace perché sono fortissimi, sono veramente disastrosi. Se vi danno sì 2000 anime a mostro, però per ucciderli veramente, almeno io che non sono proprio il massimo, per ucciderli ci... Oh cavolo, ecco, mi sono distratto. Vedete che sono assolutamente da evitare. Ok, adesso sto fuggendo senza ritegno. Lì c'è una stella salvezza. Mamma mia, vedo un piedone dietro di me. Aiuto, 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 aiuto. Salite, salite, salite. Vabbè, qualcosa è morto, ma dal fatto che sono arrivate solo 300 anime immagino che non sia il morto. Eccolo lì, guardatelo. È enorme. È enorme, fa malissimo e non vale assolutamente la pena. E questo posto ne è pieno, ma ecco, vedete, laggiù devo andare io. Esattamente in quel buco laggiù devo entrare. Quindi, ricapitolando. Adesso il grande mostro, il dinosauro senza testa, ma non si capisce bene cosa sono. Vediamo se c'è un modo per scendere direttamente di fronte
all'uscita. Ok. Laggiù devo andare. Allora. Ah, intanto ho visto per la prima volta l'icona del piedino, che deve essere quella dell'anello. dunque, devo scendere. Quindi torno indietro, torno nella costruzione che stava sotto di me. La devo aggirare. Vediamo da che parte è più comodo girarla. Ah no, eccola lì. Eccola giù l'entrata. L'entrata all'ultima sezione di questo livello dove andremo a trovare il mostro. Ecco, dovete salire su per questo albero. E su in cima, se non ricordo male, ci saranno un bel po' di quei draghi di pietra. Vediamo se mi sbaglio. Ok, adesso non mi ricordo dove si trovano. So che ce n'erano tanti. Ecco, ho infilzato l'unico finto. L'unico drago finto. Okay. Ecco. Avanti il prossimo. Adesso me la prendo un po' calma perché non mi ricordo esattamente come siano disposti. No, speravo di farne fuori due. Adesso due. E zazà. Bene. La strada è sgombra. Andiamo sempre avanti con calma perché potrebbero essercene altri. Esatto. No. Mamma mia, quanti sono? Mamma mia, quanti sono? Ah. Uno. Due. Mamma mia, mi sono fatto del male. Tre in un colpo. Cavolo. Bene. Ok, questo è finto. Però sento. Ah, eccolo lì, l'ultimo. Questo è l'ultimo. Nine. Ok. Adesso saliamo. No, aspettate un attimo, guardiamo prima se c'è qualcosa di interessante. Niente. Laggiù c'è questa pianta maledetta che vi conviene bruciare perché non mi ricordo che cosa fa, se vi avvelena, se vi maledice. Se stessi un po' attento, dove diavolo sparo le mie palle. Ecco qua. E non lascia niente. Vabbè, non ho neanche nessuna umanità, quindi. Quindi ho il drop bassissimo. Allora, qua mi ricordo che verrete attaccati da uno spirito, da un invasore. E siccome sono umano, io verrò attaccato. Non mi ricordo chi sia, vediamo, lo scopriremo insieme. E questo? No, non è questo, non ho mica avuto il messaggio. Maria! Oh oh! Voi arrivate. No, questo è il cavaliere di spine che mi ha invaso. Mamma mia, mi fa anche quella mossa lì. Mamma mia. Questo qua mi cucina. Mi cucina. Allora. Ehi là! In due, no! In due mi fanno la. Vi fanno arrosto. Allora cominciamo a mettere in pari i numeri. Fuori uno, quasi. Ecco qua.
fuori uno e adesso ne rimane solo un altro, che noi attaccheremo da vicino così che non ci dia troppo fastidio con le sue piromanzie. E anche questo è andato. Eccoci qua. Bene, sono praticamente arrivato al mostro con 78.000 anime che perderò, perché questo mostro dovrò farlo almeno 3 volte. E vediamo solo se c'è qualcosa ancora che... No, laggiù non c'è niente che luccica. Bene, dai, andiamo dal mostro. La culla del caos. Ok, provo a mettermi la spada, la furia di Quilla, che è un pochettino più veloce, perché tanto basta dargli... bastano 3 colpi, no, sì, 3 colpi per uccidere questo mostro. Il problema è che probabilmente dovrete darli in 3 momenti diversi, in 3 vite diverse. Sì, perché questo è l'unico mostro che potete affrontare in più fasi, perché e ogni volta che raggiungerete una nuova fase, anche se morite e tornate da lui, il mostro sarà sempre allo stesso livello. Allora, eccolo lassù, è un albero gigantesco. La prima fase dovrebbe essere semplice: vi buttate di qua sulla destra, correte come se non ci fosse, se aveste un lupo alle calcagna. Non, se restate abbastanza sull'esterno non dovrebbe riuscire a farvi nulla. Ok, e una volta qua correte contro queste radici, rotolate e le distruggete il più velocemente possibile. Arrivate a una radice che luccica e la tagliate. Bene, a questo punto partirà una animazione, l'albero verrà dotato di un braccio infuocato, che non capisco come faccia a non bruciare, perché sembra secchissimo questo albero. Comunque avrà questo braccio infuocato con cui cercherà di brandirvi, e probabilmente ce la farà. Se dovessi morire, questa radice rimarrà tagliata. Bene, a questo punto dobbiamo girarci e fare il giro dell'albero, perché dobbiamo andare a tagliare la radice esattamente dall'altra parte. Allora, dovrebbe essere qua all'interno. Iscia. Subito. Ok. No. C'è questa... Ah! Che pirla! No. Secondo tentativo, ci buttiamo di nuovo nella nebbia e la prima radice l'abbiamo tagliata e c'è un braccio di fuoco che cercherà di farci a fettine. Ok, scivoliamo. Guardate che come rimane immobile, che forza muscolare ci vuole per rimanere così immobile in quella posizione. Bene, bando alle ciance. Allora dobbiamo avvicinarci al mostro. Ok, dobbiamo avvicinarci al mostro e quando fa questi attacchi li dobbiamo parare, e verso la fine dobbiamo portarci all'esterno. Dovrei esserci. Ok, buttatevi contro le radici, tagliatele, tagliate, taglia. Oh. E anche la seconda radice è andata. Mamma mia. Ecco, adesso i bracci di fuoco saranno 2. A questo punto dobbiamo riuscire a portarci direttamente di fronte al mostro per aprirci la strada verso il suo ventre. Ok. Porzellana. Un attimo solo, allora. Mi curvo. Allora, forza. Allora, qua vedete cade tutto, ma c'è una piccola sporgenza un po' più protesa verso il mostro. Vi buttate da lì, così riuscite a cadere esattamente sopra la sua radice, e vi buttate verso il centro. Una volta qui non dovrebbe più riuscire a colpirvi. Non è vero, cioè ci può riuscire lo stesso. Da qua dovrei essere in salvo, dovete solo continuare a distruggere rami. Mamma mia, non ho più resistenza, speriamo che non mi colpisca.
Eccola in mezzo, c'è il mostro. C'è la culla del caos. Basta un colpo. E il mostro è andato. Anche l'ultimo mostro la cui anima ci servirà per riempire il ricettacolo è andato. Mamma mia. Mamma mia. Ok. Bene, per questo video è tutto. Sono contento che mi abbiate seguito. Se vi è piaciuto mettete mi piace, altrimenti non verrete più avvisati sui nuovi video. Non è colpa mia, è colpa di YouTube. Prendetevela con YouTube. E grazie per avermi seguito. Adesso il prossimo video sarà per il DLC, perché lo voglio completare prima di finire il gioco. Quindi grazie ancora di tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!